Il mio amico Luca Di Fraia, noto su YouTube col canale Tigerman, mi ha girato lo screenshot di un suo amico testimone di Geova con la risposta a una delle domande frequenti che vengono fatte ai testimoni di Geova, ovvero: i testimoni di Geova sono una setta? Adesso prenderemo in esame la risposta che viene data dallo screenshot del mio amico Luca preso dal libro dei testimoni di Geova Ragioniamo facendo uso delle scritture, che dice quanto segue. Per setta alcuni intendono un gruppo che si è distaccato da una religione affermata, per altri il termine indicherebbe un gruppo che segue un particolare capo o maestro umano. Il termine è solitamente usato in senso spregiativo. I testimoni di Geova non sono una propaggine di qualche chiesa, ma includono persone di ogni estrazione sociale e religiosa. Non considerano nessun uomo come il loro capo, bensì Gesù Cristo. Fermi tutti. Allora, la Bibbia lo dice chiaramente: esiste un solo canale tra Dio e gli uomini, che è Gesù. Ma i testimoni di Geova la vedono proprio così? Andiamo a vedere adesso quello che dicono le pubblicazioni della società Torre di Guardia. Andiamo a dare un'occhiata all'articolo apparso sulla Torre di Guardia del 1 gennaio 1961 alle pagine da 23 a 29. L'articolo è intitolato «Siate desti con lo schiavo fedele e discreto», così potete andarvelo a confrontare, per motivi di tempo non lo posso leggere tutto. Vi dico che lo schiavo fedele e discreto, che adesso è diventato lo schiavo fedele e saggio, è definito dalla società Torre di Guardia il canale di Dio, non solo il canale di Dio ma l'unico canale di comunicazione tra Dio e gli uomini. Infatti, se andiamo a vedere al paragrafo 2, alla domanda quale prova mostra come la volontà divina viene fatta conoscere oggi, viene detto che viene fatta conoscere attraverso questo unico canale. Vi leggo la seconda parte del paragrafo. Come la primitiva congregazione cristiana servì collettivamente da canale di comunicazione fra il cielo e la terra, così avviene nel nostro tempo. Abbondante cibo spirituale e sorprendenti particolari circa l'adempimento della volontà di Dio sono impartiti per mezzo di questo incomparabile canale, quale effettiva prova miracolosa dell'opera dello Spirito Santo. Cioè, praticamente lo Spirito Santo parlerebbe attraverso il corpo direttivo dei testimoni di Geova, autodefinitosi schiavo fedele e discreto e più di recente schiavo fedele e saggio. Andiamo a vedere la Torre di Guardia del 1 novembre del 1955, pagine da 645 a 652, nell'articolo Il canale di comunicazione di Geova. Come pervengono alla Terra le comunicazioni celesti? Descrivete la gente terreno usato nel sistema di comunicazione. Io vi rimando ovviamente alla lettura dell'intero capitolo perché non voglio fare un video troppo lungo. Vi riassumo la prima parte del paragrafo, che spiega che la parola, cioè Gesù, può apparire in un sogno, in una visione o solo lui sa bene come, a questo agente che funge da portavoce, quindi da canale ufficiale di Dio. E questo avveniva, secondo questo paragrafo, ai tempi per esempio degli antichi profeti. Dopo questa comunicazione con la parola, cioè Gesù, il paragrafo dice: il profeta diviene allora il diretto canale terreno mediante il quale le acque vitali della verità scorrono per gli assetati abitanti della terra. Così viene identificato il canale terreno di comunicazione di Geova. Il canale terreno, badate bene, può essere tanto un profeta quanto un'organizzazione collettiva che funge da profeta. Quindi i testimoni di Geova dicono bene quando affermano di non servire un uomo, ma dicono male quando affermano di servire solo Gesù, perché in realtà loro servono 8 uomini che secondo loro fungono da profeta. E allora, in base a questa affermazione, i testimoni di Geova sono sì o no una setta? E non finisce qua, perché nel prossimo video vedremo un'altra affermazione tratta sempre dal libro Ragioniamo facendo uso delle scritture, che è stata portata a sostegno del fatto che i testimoni di Geova non sarebbero una setta, e vedremo proprio come questa affermazione viene smentita dalle loro stesse pubblicazioni. Mi raccomando, per non perdere il prossimo video iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche.